Dal Vangelo di Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla seconda domenica di Avvento. La prima domenica ci ha dato una sveglia. Attraverso il Vangelo Gesù ci ha ricordato di essere pronti, vigilanti, perché l'incontro con il Signore è vicino. E nella parola di Dio di oggi ci offre due compagni di viaggio perché ci accompagnino all'incontro con il Signore, perché ci facciano vivere questa attesa nel migliore dei modi. Il profeta Isaia nella prima lettura e Giovanni Battista nel Vangelo. Proprio per questo motivo siamo vicino a una statua che rappresenta Giovanni Battista nella chiesa di Sant'Onofrio alla periferia di Lanciano verso la Val di Sangro. Isaia è un profeta che dona speranza a un popolo disperato, a un popolo angosciato, a un popolo che non vede prospettive positive per il suo futuro, perché Gerusalemme è stata distrutta, perché esso è schiavo a Babilonia. Con le sue sole forze non riuscirà a liberarsi dai babilonesi. Per questo il profeta dice: «State tranquilli, il Signore è fedele alle sue promesse, il Signore vi farà rientrare in patria, anzi vi farà rientrare per una via diritta che attraversa il deserto e abbatte le distanze consuete alle quali siete abituati». Giovanni Battista arriva improvvisamente nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto. Non è come Luca che ci racconta l'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria nel Tempio della nascita di Giovanni Battista. Non è come Luca che ci racconta la sua nascita e l'imposizione del suo nome. Qui nel Vangelo di Matteo Giovanni Battista appare già adulto, già operativo per così dire. Lo si trova lungo il fiume Giordano, nel deserto della Giudea, ad annunciare con pochissime parole, senza fare lunghi discorsi, una sola cosa: convertitevi, il regno del Signore è vicino. È l'unico Vangelo, quello di Matteo, che ci dà il motivo della conversione. Dobbiamo cambiare vita,
dobbiamo cambiare modo di pensare, dobbiamo cambiare modo di parlare. In una sola parola, dobbiamo cambiare testa perché il regno del Signore è vicino. E Giovanni ci conduce al regno del Signore attraverso il luogo in cui si trova, il vestito che indossa e i gesti che compie. Poche parole e molti segni. Così dovrebbe essere anche la nostra vita di credenti oggi, nel deserto del mondo contemporaneo, in cui nulla ci è favorevole, né la cultura, né i mezzi di comunicazione sociale, né il resto. Ma non dobbiamo scoraggiarci, come ci ha detto Isaia, dobbiamo convertirci, come ci ha detto Giovanni il Battista. Del resto è così importante la conversione che lo stesso Gesù inizierà la sua predicazione con questo stesso argomento: convertitevi. E lo stesso faranno anche i discepoli che Gesù manda in missione. Inizieranno dall'invito alla conversione per le persone alle quali si rivolgeranno. Cosa ci fa immaginare il deserto? Cosa ci aiuta a pensare Giovanni Battista nel deserto? Prima di tutto all'Esodo. Giovanni Battista è nel deserto il luogo dove il popolo degli ebrei ha fatto l'esperienza di Dio, dove il profeta Elia ha fatto l'esperienza di Dio, dove Mosè ha incontrato Dio faccia a faccia e ha ricevuto da lui le 10 parole, i 10 comandamenti. Quindi se noi riuscissimo a ritagliarci un pezzetto di deserto, che può essere anche la nostra camera in casa nostra, un angolo del nostro ufficio dove lavoriamo, la nostra chiesa parrocchiale o qualunque altro luogo in cui possiamo attutire i rumori e le voci di fondo della nostra società, noi possiamo fare l'esperienza dell'incontro con Dio. La seconda cosa che ci insegna il deserto è che in esso non si vive, si cammina. Nel deserto non si è stabili, nel deserto si cammina per raggiungere una meta, si cammina per raggiungere il vero traguardo della nostra vita. Il cammino può durare anche a lungo, come successe al popolo degli ebrei che per ben 38 anni, 40 anni rimase nel deserto, ma non è il luogo dove si sta stabilmente. La meta del popolo degli ebrei era la terra promessa, la terra della libertà. La meta nella quale noi siamo chiamati ad arrivare è la meta della vita nuova dei figli di Dio, che ci fa fratelli e sorelle fra noi. È la meta del nuovo regno che Gesù è venuto a portare, che è l'opposto del regno antico. Nel regno antico, quello del maligno, conta chi ha potere, conta chi è ricco, conta chi ha forza. Nel regno antico ognuno è contro l'altro, ognuno salvaguarda se stesso e i suoi interessi. Nel regno nuovo conta chi serve, il più piccolo è il più grande, conta pensare prima al fratello e poi a se stessi, come ha fatto Gesù, come ha fatto Giovanni, che per rimanere fedele all'annuncio di questo regno nuovo, come sappiamo, ci ha rimesso proprio materialmente la testa. Il deserto poi ci richiama all'essenziale. Quando si è nel deserto non si può portare il superfluo, non ci si può appesantire con cose che non sono fondamentali. Il deserto richiama all'uso delle cose essenziali, ciò che davvero serve per poter vivere, ciò che davvero serve per poter fare questo cammino. E infine il deserto ci richiama alla necessità di camminare insieme. Non è possibile, quasi impossibile, salvarsi nel deserto se si è da soli. Nel deserto si va in carovana, nel deserto si va insieme. E nella nostra chiesa di oggi, che ci invita al cammino sinodale, appunto a percorrere insieme la strada, è quanto mai opportuno questo richiamo. E poi c'è il vestito.
Ecco, anche il vestito di Giovanni Battista ci richiama l'essenzialità. Non è un vestito griffato, non è un vestito importante, ce lo ricorderà Gesù anche domenica prossima. È un vestito di peli di cammello con una cintura di pelle. Nella Bibbia il vestito è fondamentale. Da quello che Adamo ed Eva vollero farsi da soli con le foglie di fico dopo il peccato nel giardino di Eden, a quello che Dio donò ad Adamo ed Eva, un vestito di pelle per proteggerli dal freddo, a quello soprattutto nuovo che ci ha portato Gesù, che ci ha annunciato San Paolo: rivestitevi di Cristo Signore. Giovanni Battista, con l'essenzialità del suo vestito, ci richiama alla necessità di rivestirci di Cristo per essere uomini nuovi, donne nuove, per essere davvero appartenenti al regno che lui, Giovanni, ha annunciato e Gesù ha realizzato. La cintura di pelle serve a richiamarci che le nostre vesti devono essere tirate su, perché noi dobbiamo essere pronti a camminare e pronti anche a portare i frutti di questa conversione che Giovanni Battista annuncia. Portate frutti di conversione. Ciò significa che il battesimo di Giovanni, senza i frutti della conversione, non serve a nulla. Moltissimi andavano da lui, lo abbiamo ascoltato, tutta Gerusalemme, tutta la Giudea, tutti i territori vicini andavano da Giovanni Battista. Sarebbe meglio dire uscivano dalle loro città per andare da Giovanni Battista, che si trovava in terra pagana sul Giordano, per poter essere battezzati ed entrare nuovamente con una nuova mentalità, con un nuovo cuore nella terra promessa, che così sarebbe diventata la terra della vera libertà, della vera esperienza di Dio. Ma Giovanni Battista ad alcuni di queste persone dice cose spiacevoli, durissime. Ai Sadducei, ai Farisei, Giovanni dice razza di vipere. Perché li tratta così male? Perché questi, i Farisei e i Sadducei, pensavano che fosse sufficiente il rito, senza la conseguenza, senza dover portare frutti di conversione. E pensavano così perché abbiamo Dio per Padre, avevano questa garanzia. Ma Giovanni dice: guardate che Dio i suoi figli li può far uscire fuori anche dalle pietre. Per noi significa che non basta aver ricevuto il battesimo, la comunione, la cresima, non basta essersi sposati in chiesa e nemmeno andare in chiesa la domenica, non basta fare qualche offerta ai poveri per tacitare la nostra coscienza, dobbiamo portare frutti di conversione, dobbiamo diventare nuovi, dobbiamo diventare diversi, dobbiamo diventare uomini e donne che appartengono al regno del Signore. Signore Gesù. Le vipere cosa fanno? Portano veleno, perché danno concezioni diverse e sbagliate di Dio e degli uomini, e le vipere scansano il fuoco. Perciò i Sadducei e i Farisei non amavano Gesù, perché Gesù aveva portato il fuoco dello Spirito, aveva portato il fuoco dell'amore, ciò da cui loro rifuggivano. Noi non dobbiamo fare il loro errore, noi dobbiamo accogliere il dono del fuoco che Gesù vuole già acceso in mezzo a noi. Noi dobbiamo essere annunciatori e testimoni dell'amore di Dio, che non castiga i cattivi, che non punisce chi ha sbagliato, che non rompe la canna incrinata, che non spegne il lucignolo fumigante, ma vuole bene a tutti e attraverso il suo perdono, la sua misericordia, la sua bontà, la sua tenerezza ci offre l'opportunità di ricominciare. Giovanni Battista diceva che l'ascia era ai piedi dell'albero per abbatterlo. Gesù ci dirà che il Padre nostro è come il vignaiuolo che pota
i rami che non portano frutto perché finalmente possiamo portare frutto e frutto abbondante, frutto bello, frutto buono. Giovanni Battista ci dice che il Messia ha in mano la pala per ripulire la sua aia e bruciare la paglia. Gesù ci dirà che lui non ripulisce l'aia dalle persone, che non brucia le persone, ma brucia i peccati, brucia i frutti del mondo antico, le opere della carne, le malevolenze, le male parole, le mali azioni, tutto ciò che non è secondo Dio e che ci aiuta proprio purificandoci dalle nostre colpe, da tutto ciò che è del mondo vecchio, a portare il frutto dello Spirito, amore, pace, gioia, benevolenza, dominio di sé. Ecco cosa fa Giovanni Battista per noi. Accogliamo questo suo messaggio e viviamo questo tempo di Avvento come un'opportunità per incontrare il Signore con il volto che Gesù ci ha dipinto, con il cuore nuovo e con lo spirito nuovo, come ci annunciava già il profeta Ezechiele.